Buonasera. Buonasera a tutti e a tutte. E grazie di essere presenti a questa discussione sul volume appena pubblicato dell'Edizione Nazionale degli Scritti di Antonio Gramsci, il volume relativo all'anno 1918, che è curato da Leonardo Rapone e da Maria Luisa Righi e pubblicato dall'Istituto dell'Enciclopedia Italiana. Mi fa molto piacere moderare e dire qualche cosa brevemente di introduzione a questo incontro. Innanzitutto qualche parola sull'edizione nazionale degli scritti di Gramsci. L'edizione nazionale progettata dalla Fondazione Gramsci, curata dalla Fondazione Gramsci, è un'impresa il cui merito fondamentale va assegnato a Beppe Vacca, che l'ha promossa con... cerco di parlare in modo che non ci sia... Ok, scusate. Vi dicevo dell'edizione nazionale, che è stata promossa da Beppe Vacca, ormai da molti anni, con rigore, con ostinazione. È un progetto gigantesco che prevede quattro grandi sezioni: la sezione degli scritti, quella dei quaderni, quella delle corrispondenze e poi una quarta sezione dei documenti. Vi ricordo che sono già ormai stati pubblicati numerosi volumi dell'edizione nazionale, sia dei quaderni del carcere, sia dell'epistolario e anche degli scritti precarcerari. Sono pubblicati il volume numero 1 sugli anni 1910-1916 a cura di Giuseppe Guida e Maria Luisa Righi, il volume di scritti 2, 1917, a cura di Leonardo Rapone, e appunto il volume di cui parliamo oggi, 1918, che è oggetto della nostra discussione. L'edizione nazionale ha una missione fondamentale, che è quella di ricostruire con rigore filologico il corpus degli scritti gramsciani. Sono stati oggetto di innumerevoli edizioni in Italia e nel mondo, ma l'edizione nazionale si presenta e ha l'ambizione di essere, ambizione peraltro credo di poter dire del tutto legittima, un po' il cuore, il centro di riferimento della pubblicazione degli scritti gramsciani. E i curatori sono qui presenti, hanno seguito molto fedelmente, a mio parere, questa missione. In questo caso abbiamo a che fare con il Gramsci redattore e giornalista della stampa socialista nel 1918. I compiti, i problemi che hanno dovuto affrontare i curatori sono numerosi, sentiremo poi da loro naturalmente più nello specifico. Mi limito a ricordare tre questioni fondamentali, tre impegni che sono stati presi e che poi si sono tradotti nel lavoro di cura del volume. Le attribuzioni, innanzitutto, il carattere dei testi è in larga parte anonimo, come sappiamo, questo era un po' una regola non scritta del giornalismo socialista dell'epoca. E quindi in questo caso c'è un'assunzione di responsabilità importante da parte dei curatori, sia relativa alle inclusioni che alle esclusioni di testi precedentemente attribuiti rispetto alle edizioni precedenti. Seconda questione, la restituzione dei testi. Siamo in assenza, sono testi di cui manca il manoscritto originale, e quindi si tratta di seguire criteri basati su fonti edite e sulle bozze di stampa, poi fondamentalmente, a cui si aggiunge un'operazione anch'essa molto importante, cioè il ripristino dei passi censurati.
Tutto questo presuppone ricerche che, appena il caso di dirlo, sono estremamente impegnative e hanno richiesto equip di lavoro e anni di ricerca. Terzo punto, la questione dell'apparato storico-critico. Note di commento che non sono interpretative, non sono storiografiche, ma sono una base determinante, diciamo un apparato determinante del volume, insieme alle voci biografiche. E questo lavoro filologico è essenziale, a mio parere, ma credo che non sia soltanto una opinione personale, è essenziale per ricostruire i contesti storici, no? È essenziale per la storicizzazione della figura di Gramsci. Significa inquadrare adeguatamente i temi gramsciani, collocarli nella congiuntura storica e politica in cui si trovano, nel caso specifico, l'ultima fase della Grande Guerra e i primissimi mesi del dopoguerra. E qui naturalmente si apre, diciamo, l'universo dei temi gramsciani. Io non mi provo nemmeno a tentare sintesi, mi limito a segnalare, dal punto di vista di uno storico, i testi di Gramsci del 1918 presentano un particolare interesse per il loro intreccio nelle vicende nazionali con quelle internazionali. No? Il dopoguerra di Gramsci non è mai soltanto italiano e non può esserlo, perché si delineano nuove influenze, vincoli, interdipendenze ed egemonie mondiali. A questo riguardo, naturalmente, le due grandi questioni sono la rivoluzione russa, il famoso articolo sulla rivoluzione contro il capitale del dicembre del 17, diciamo cronologicamente non è nel contesto di cui parliamo, ma in realtà lo è dal punto di vista storico. Gramsci delinea a partire da quello, nell'anno 1918, la sua narrazione della rivoluzione russa, e inizia quella che potremmo chiamare la costruzione di una mitologia della rivoluzione russa. Dall'altra parte, il tema che si integra necessariamente con questo è il grande tema invece analitico della contrapposizione tra le due personalità di Lenin e di Wilson, come Gramsci definisce i due geni politici del dopoguerra, no? Quando la guerra è ancora in corso, in realtà, ma già il pensiero, la prospettiva del dopoguerra diciamo impegna tutti, in particolar modo un militante socialista come Gramsci. Gramsci vede il wilsonismo come una riforma egemonica del capitalismo e il bolscevismo come uno specchio e un antagonista di questa riforma egemonica.